Tele Durruti, via dei 420 a Roma. Lì una pista di pattinaggio, bici, che non è stata mai veramente ultimata, che avrebbe dovuto raggiungere Ponte Bianco, dove Pasolini andava a tuffarsi nella Magana. Cristian Fabiani, che adesso vediamo in controluce, è un amico e dopo essere stato per lungo tempo cittadino di via Barrili, si è fatto dono di un suo meraviglioso bar, addirittura il caffè di Cristian. Perché non ti sei messo pure l'H per nome, che faceva più chic, H, no. Cristian. Perché le provenienze abruzzesi mi davano il senza H. In Abruzzo l'H non c'è, no. Quindi quando andavate a scuola e vi facevano fare l'abecedario, sì. La A corrispondeva all'amo, ah, esatto. La U all'uva. L'uva. E l'H di hotel albergo, quindi due A ci stanno, esatto. In Abruzzo. Io sono felice di sapere che ti sei fatto dono di questo tuo luogo. Adesso lo mostriamo dentro, elegantissimo. Chi viene qui? Mia moglie. A parte tua moglie, chi viene? Nessuno, i clienti abituali di sempre. Quindi ti sei portato molta clientela? Sì. Qua, sono molto felice. Sì, sì. Tutto da solo. Hai fatto tutto da solo, ti sei messo in proprio, sei padroncino di te stesso. Esatto, con l'unico socio che è il buon Draghi. In che senso? È lo Stato, è il socio di tutti, no? Ah. È di maggioranza. Mica ti stai messo a parlare male di Draghi. Draghi ci sei il migliore amministratore del condominio possibile. Io non parlo di... Scusa. Non parlo male di nessuno. Ecco, così tanto Draghi quanto altri, quindi. Ecco, così ti vuoi mantenere sul vago. Esatto. Vieni, entra, fammi vedere il bar, il caffè di Cristian. Pasticceria artigianale su ordinazione. Ciao cara, come va? Bene, grazie. Hai messo l'orologio, spero faccia un'ora inventata, insomma, per un fatto di fantasia. Invece sono davvero le 12:40. Esatto. C'è pure il centerba. Chi lo beve il centerba? Lo bevono. Ma a 80 gradi il centerba. Tutta roba abruzzese, come ti dicevo prima. Ah, quindi diciamo... C'è l'Abruzzo dentro qua. Questo è un bonsai abruzzese. No, dimmi questa cosa dell'Abruzzo. Energetica un po'. Mi piace che la mia terra ci sia, però niente di che. Però non c'è il ritratto di D'Annunzio, per questo a proposito di Abruzzo. Ce lo metteremo. Dovete mettere un ritratto di D'Annunzio in uniforme di comandante sul cielo di Fiume. Scusa. Poi abruzzese un altro ritratto che dovete mettere. È quello di Ennio Flaiano, che è stato uno dei più intelligenti abruzzesi, diciamo, che il Novecento ci abbia donato. Quello che diceva, l'insuccesso mi ha dato la testa. Sceneggiatore di Fellini. Va bene. Quindi il centerba è una roba abruzzese. L'agenziana, il centerba. Eccola l'agenziana. Fai vedere l'agenziana. Sorella Nunzia, il topo. Ma invece il millefiori cucchi non c'è. No. Non esiste più il millefiori cucchi con l'albero dentro. No. Va bene. Auguri, Cristian. Grazie Fulvio, grazie. Dove grazie siamo? Mille. Dove siamo? Viale dei 420. 420 148 AB. Mi raccomando. Tele Durruti.